Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Continua ad oltranza la protesta dei lavoratori dell'indotto Eni che rischiano il proprio posto di lavoro. In più di un'occasione si disse che si sarebbero attivate tutte quelle procedure per arginare l'emergenza occupazionale, ma a quanto pare così non è. La dimostrazione la si è avuta in queste ore. È come se fossimo tornati indietro di un anno, quando a dicembre del 2014 si protestava giustamente per il proprio posto di lavoro. A distanza di 12 mesi gli operai ritornano in strada. Sono quelli della Elettroclima e della nuova X-Gam, i quali hanno inscenato un sit-in di protesta in via Generale Cascino ed in via Mare. Complessivamente sono già 72 licenziati, 68 all'Elettroclima e 4 alla nuova X-Gam, ma l'elenco purtroppo sembra destinato ad allungarsi. Al fine di porre fine alle ennesime alchimie, giochetti e deviazioni regolamentari in palese violazione dei principi statutari e conseguentemente dare inizio ad un percorso fondato su principi di correttezza e buona fede, riteniamo essenziale recuperare il senso della politica. Sentiamo ed avvertiamo un forte bisogno di recupero etico della funzione politica dentro il PD e quanto si legge testualmente nel documento a firma del segretario Giuseppe Licata, deliberato dal direttivo del circolo cittadino del PD Gela Città è già inviato agli organi di garanzia regionale e nazionale del Partito Democratico. Il comunicato dell'avvocato Giuseppe Licata potrete consultarlo sul nostro portale all'indirizzo tg10.it. Mostra d'arte contemporanea mediterranea a cura di Salvatore Parlagreco. Si terrà domani alle 18 nei locali del Museo Archeologico Regionale di Genova. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. Sarà presente, tra gli altri, Salvatore Guelli, soprintendente ai beni culturali di Enna. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni. Or two ago, I thought I'd take